iniziare. Fuori. Chi vuoi che si muova con questo freddo? Appoggiato alla parete gelata e intirizzito, provo a accendere la pipa quando sento pronunciare il mio nome. Primo, sei tu? Vieni un po' qua, che voglio mostrarti una cosa. È il tenente Verne. Intravedo la sua sagoma che mi facendo dal buio. Lo seguo senza troppo entusiasmo fino alla fine del budello di ghiaccio che ci siamo scavati da soli. La nostra tana, la nostra prigione. Quando usciamo la luce della luna ci investe, poi il silenzio. Man mano si materializza come se il freddo intollerabile avesse congelato anche il vento. Ci sporgiamo su un presente che è intatto. Sospeso nella notte serena, la neve sembra ondeggiare, addolcendo i profili in un brillio opacato che carezza le creste lontane, o scivolando via cupa in immensi coni d'ombra per precipitare nel buio. Si ha come l'impressione che una mano dall'alto sia scesa a fermare l'istante di una tempesta immane, per trasformare l'orrore dell'incanto di questa sterminata culla di ghiaccio. Dal cielo nero scende un candore che attenua ogni piega, dilatando le distanze. L'anagra, il cristallo, la sagoma tormentata del Wraith, e alle nostre spalle, relitti nel bianco, gli spontoni calcari del Pizzum Brahe appaiono ora come regioni arcane, senza peso, irraggiungibili. Beh, che te ne pare? È perfetto, rispondo. Fa paura e viene voglia di perdersi. Forse meritava di essere alla guerra solo per vedere questo. Forse. Non ho saputo aggiungere altro. La commozione in cui si sono incagliate le ultime parole del sottotenente ora strangola me, implacabile. Poi è una calma remota, nel luccichio freddo delle costellazioni, fino a quando ritroviamo la forza per tornare a rigare la superficie del niente con le nostre voci di insetti.
snodarsi della trincea sul crinale interminabile, avevano creduto di leggere la presenza tangibile della storia. E l'assenza degli uomini, un lento cataclisma silenzioso ne aveva cancellato le tracce. Dei ragazzini che lassù avevano combattuto, riso, fantasticato, sofferto, non rimaneva traccia. Nemmeno i loro nomi si conoscevano più. Oramai dovevano essere morti anche quelli che in un modo o nell'altro avrebbero potuto ricordarli, se non fosse stato per le lattine arrugginite e qualche groviglio di fil di ferro qua e là. Avresti potuto pensare ai resti di una fortificazione arcaica, dall'impianto ciclopico, resa vana dal tempo. Qualcosa di simile, in piccolo, al Vallo di Adriano o alla Grande Muraglia. Puoi ancora immaginare le battaglie, le guerre, non chi le ha combattute. Per cosa si era lottato? La patria, rimuginava Alessandro salendo. Rimane un concetto insufficiente, quasi ridicolo. C'è di più. Tutto questo soffrire e l'allegria. Non so perché, ma se vado nei luoghi della seconda di guerra, è come se fosse l'esatto contrario. Ecco, forse è questo che vedo. Forse qui si è difeso nei giorni che non finivano mai, quello che là è andato perduto. Nell'attraversare quel lungo budello scavato nel niente, il villaggio militare, i fortini, Giulio aveva avuto l'impressione che la sua vicenda personale si diluisse, si disperdesse in un fiume di parole, fino a svanire, fino a dissolversi in una specie di rassegnazione che, stranamente, non invitava alla resa. Mollare? Neanche a pensarci. Ridisegnare il dolore, semmai, e continuare a resistere fino in fondo e con rinnovata energia, ma evitando di cedere a illusioni puerili. Pochi giorni, e anche l'idea di mollare aveva dovuto adattarsi. Alessandro lo aveva trascinato verso la Blaise sotto un cielo incerto che, superati i primi 1000 metri di dislivello, si era tramutato in un mare di nebbia che invadeva i pascoli in quota e cancellava le ombre. Altri 1000 metri e la nebbia era diventata tormenta. Avevano proseguito tra ghiaioni ripidissimi e instabili, il vento e la pioggia che li flagellavano, cercando di seguire un sentiero che scompariva e riappariva di continuo, costringendoli a un percorso tortuoso, pericoloso a volte. Il temporale si era scatenato mentre attraversavano un tratto vagamente sinistro, nel debiode che di tanto in tanto apriva su un labirinto di voragini, galleggiavano adesso pinnacoli inquietanti, tetri, la sommità perduta del nulla. Uno di essi aveva una targa posta alla base. Colpì Giulio, portava un nome di donna. Avevano deciso di arrendersi quando erano ormai a un passo dalla meta, stanchi, bagnati, smarriti in un ambiente che dell'uomo proprio non voleva saperne. Col sole sarebbe stata una passeggiata, aveva commentato Giulio al ritorno sconfitto. Questa passeggiata c'era chi se la faceva pure in pieno inverno e dalle baracche della Blaise continuava su fino al cristallo. Sai che oggi non c'è più nessuno che sale per questa via? Troppo pericoloso. Loro, invece, quassù ci vivevano. Ci ha abitato Giulio per 4 anni. Noi neanche arrivarci siamo stati capaci. E in piena estate. Thank you.
Ieri ho visto in faccia il nemico, finalmente. Ora so che è dappertutto, minuscolo e soffice. Stavamo lavorando alla costruzione di un tratto di strada poco sopra la cantoniera. Era quasi l'ora del rancio. La pala, il piccone avrebbero smesso per un po' di tormentare le nostre mani intirizzite. Di togliermi di lì non vedevo l'ora. Le bestemmie similate da Giuseppe, la spaventosa massa di neve instabile che la tormenta continuava a mucchiare proprio sopra le nostre teste, non lasciavano presagire nulla di buono. Il pericolo si è fatto sentire un attimo prima, del sangue. Poi, quando tutto è esploso, era tardi. Qualcosa di spaventoso mi ha sollevato, travolgendomi. Nel tempo che oramai si dilatava, io annaspavo, spinto verso l'alto. Patetico relitto sulla cresta di un'onda incontenibile. E con immenso stupore che si percepisce l'abisso della propria debolezza. Devo aver continuato a lottare, cadendo poi. Niente. Nel silenzio seguito al fragore ero al buio. Vivo. Potevo respirare. Non potevo muovermi. Ho saputo di essere salvo quando ho sentito le voci. Mi hanno tirato fuori in tre, scavando con le mani, agitatissimi. Io ero un po' ammaccato, mezzo congelato, confuso. Non saprei dire per quanto tempo la valanga mi abbia tenuto amorevolmente con sé. Meglio così. Dura poco la prospettiva in cui i secondi e le ore si equivalgono. A lavorare sulla strada eravamo una ventina, pescati a caso dai vari plotoni. In sette siamo stati travolti. Tre compagni, quando li hanno estratti, erano già morti. Al ritrovamento dell'ultimo ho collaborato anch'io. Più un bicchiere di grappa, mezzo sigaro e mi ero completamente ristabilito. Inutilmente hanno provato a trattenermi. Smaniavo. Dovevo uscire, darmi da fare. In qualche modo dovevo scontare il privilegio di essere vivo e scacciare il rimorso. Abbiamo disteso su quattro assi inchiodate insieme agli altri in una stanza gelida tra le mura calcinate della chiesa di San Dragnero. Per tutta la notte sono rimasto a vegliare i tre corpi, lottando col sonno. La morte li aveva improvvisamente invecchiati. E nei visi ghiacciati non ho letto nient'altro che un'immensa stanchezza. Ho benedetto il freddo. Niente odori, niente mosche a posarsi orrende sul bordo delle bocche semichiuse. Insieme lasciavano 12 figli. Abbiamo tolto loro di dosso tutti gli averi. Una miseria. Il vivacchio portava in una tasca interna la fotografia della moglie e dei suoi 5 bambini. Il tenente l'ha sfiorata con pudore, le dita spaccate dal cielo, quasi senza guardarmi. Poi, in un soffio, mi ha fatto notare che stava dalla parte del cuore. Nell'impaccio dei suoi occhi lucidi ho visto i miei occhi. I presagi non esistono, è vero. Ogni istante contiene tutto il passato assieme alle innumerevoli stagioni a venire. Ma noi a malapena è concesso vedere il presente. Lei era ancora giovane, esile, nonostante le troppe gravidanze. Sembrava orgogliosa per aver saputo generare tanta vita. I figli guardavano curiosi, impazienti verso l'obiettivo, divertiti dalla novità. Da un momento all'altro avrebbero smesso i panni della festa per tornare a correre, a giocare. I visi bloccati in quella primavera esausta, per sempre, sorridevano da un altro tempo. Thank you.
Solo noi siamo rimasti, noi nel plotone di Berni. Gli altri hanno pensato bene di darsela a gambe. A malapena si sono trattenuti per i brindisi e le foto di rito. Li aspettavano giù, a Santa Caterina, ben altri festeggiamenti. Aldo ha provato a dire la sua, a trattenerli. Ha fatto notare agli ufficiali più anziani che in 15 e senza trincee, senza mitragliatrici, sarebbe stato complicato resistere in caso di contrattacco. Che il nemico attestato sulla giumella era troppo vicino e che avremmo dovuto sfruttare lo slancio per cacciarlo via di lì, subito! Che prima di andarsene avrebbero potuto aiutarci a ripristinare le strutture difensive, a scavare un po' il ghiaccio. Niente da fare. Gli è stato risposto che gli ordini sono ordini, che i Duniet bastonati, confusi, non avrebbero tentato proprio un bel niente e che se avessero provato a fare i furbi, non sarebbe stato un problema per gente in gamba come noi far loro abbassare la cresta. Lui li ha lasciati parlare, incredulo. Ha solo aggiunto mentre si allontanava: io vi ho avvertiti. Più di tanto non posso fare nella posizione in cui mi trovo. E ha chiuso il discorso con una scrollata di spalle. Cos'altro poteva fare? Verso sera abbiamo seguito dall'alto l'ultima pattuglia che si allontanava, scendendo lenta, verso il Dosegu. Li ho salutati con rassegnazione. Noi e loro incastrati in un meccanismo implacabile. Non so spiegarne il motivo, ma è stato come dire addio a una parte di me. Forse crescere è questo. Lasciare che qualcosa in noi muoia e non fare niente. Ho pensato che della mia storia il meglio fosse già passato e per un futuro di lenta e inutile corruzione non vale la pena lottare. La notte l'abbiamo passata scavando tra il ghiaccio e le macerie per recuperare uno straccio di mitragliatrice e sistemare qualche sacco di difesa. Aldo si è spellato le mani insieme a noi, come sempre. E nel suo sorriso i soldati hanno creduto di trovare un argine a tanto sfacelo. Ricordati di fare il bene con disperazione, mi ha detto quasi allegro. Che a farlo con soddisfazione, sono tutti capaci. Io, confuso, ho cercato i suoi occhi nel buio. Ma inutilmente, perché lui era già corso altrove. Ricordati di fare il bene con disperazione, che a farlo con soddisfazione sono tutti capaci. Thank you.
A tavolino io 19.